Un momento di fede e di riflessione, ma anche di storia e folklore. A Terracina ogni anno, la domenica successiva al 16 luglio, la statua della Madonna del Carmelo viene portata in processione, prima per le strade addobbate con le luminarie, poi, giunta al porto, prende la via del mare, sull'ultima delle paranze dei pescatori, illuminate per l'occasione. All'altezza del promontorio del Circeo viene gettata una corona di alloro e fiori, ricordo dei caduti in mare. Un momento che si lega alla storia del comune di Terracina, una tradizione che coinvolge fedeli da ogni parte d'Italia. Si rinnova l'espressione della fede, ma si rinnova anche una presa di coscienza delle responsabilità che abbiamo come credenti e, perché no, anche come cittadini. Impegnarsi tutti, cittadini e responsabili, fedeli e pastori, in uno sforzo comune di crescita nella ricerca del bene di tutti. Al rientro in porto la statua viene accolta da uno spettacolo pirotecnico, mentre i cittadini si affollano sulle bancarelle della fiera e intorno ai banchi dei pescatori in occasione della sagra del pesce. Anche questo è la processione di Terracina, un'occasione per mettere in mostra tutte le peculiarità del territorio pontino e migliaia di turisti che scelgono la provincia di Latina per vivere l'estate. Ho voluto raggiungere a nome un po' di tutta la chiesa locale, raggiungere tutti i turisti con un saluto di benvenuto, di accoglienza e di augurio, perché davvero questo periodo, sia per chi si trova a trascorrerlo qui da noi o anche per loro, sia un periodo sereno di ristoro fisico, ma anche per recuperare il senso della vita in una prospettiva e in un orizzonte più vasto di quello che ordinariamente occupa la nostra attenzione e che ci porti invece a guardare a Dio, alla trascendenza, alle dimensioni della solidarietà che vanno oltre gli interessi e le preoccupazioni quotidiane.